Come potete vedere dalle immagini, ci troviamo vicino alla prefettura di Catanzaro, dove è in corso questa mattina la protesta dei dipendenti della Fondazione Tommaso Campanella, a rischio chiusura, dipendenti senza stipendio da diversi mesi. Attendono risposte questa mattina dal prefetto. In realtà la protesta, il sit-in, è iniziato direttamente ieri, con un incontro anche con il rettore dell'università. In questo momento sono con noi due primari del polo oncologico, il professor Tagliaferri e il professor Sant'Angelo. Allora, qual è effettivamente la situazione in questo momento, professor Tagliaferri? La situazione rimane estremamente complessa, i nostri dipendenti continuano a essere senza stipendio e abbiamo un futuro non chiaro. Noi siamo convinti che in questo momento la politica regionale, l'università vogliono la Fondazione Campanella e non potrebbe non essere così grazie a quello che ha fatto la Fondazione Campanella. Noi qui non vogliamo parlare e parlare solo per difendere dei posti di lavoro che hanno un loro valore, ma vogliamo difendere il lavoro che è stato fatto e le opportunità che la Fondazione Campanella ha offerto ai propri pazienti. Ora siamo in un momento difficile, difficile per il paese, difficile per la Calabria, difficile per la sanità calabrese. Noi vogliamo essere parte attiva in una battaglia che è soprattutto una battaglia di difesa di un'idea, quella di poter fare a Catanzaro, come stiamo facendo, dell'oncologia avanzata in grado di offrire ai nostri pazienti quello che possono offrire le migliori strutture italiane ed europee. Questo è un sogno dal quale siamo partiti, è un sogno che vediamo realizzato e siamo consci che i sacrifici dei nostri collaboratori siano in questa direzione. I nostri collaboratori non hanno abbandonato un attimo il loro lavoro, hanno avuto un senso dell'istituzione del quale siamo loro veramente grati. Dobbiamo essere loro accanto per superare questo momento che è un momento di innegabile difficoltà. Quindi noi crediamo nelle istituzioni, crediamo che le istituzioni regionali ci siano accanto, crediamo nell'università di cui siamo parte, ma soprattutto crediamo in questi giovani. Diamo loro un futuro e diamo loro la possibilità di esprimere qui, in questa regione, in questa terra, la loro professionalità. È un vero peccato se noi con le nostre università forniamo professionisti da far esprimere altrove. Questa forse è la vera grande sconfitta. L'altro enorme elemento è l'immensa attesa che c'è da parte dei pazienti. Oggi abbiamo delle lettere firmate da moltissime persone che chiedono la Fondazione Campanella perché nella Fondazione Campanella hanno ottenuto un'assistenza della quale sono assolutamente soddisfatti. Ed essere soddisfatti della sanità in questo momento è qualcosa di veramente non molto comune. Professor Sant'Angelo, la Fondazione Tommaso Campanella si è distinta nel corso del tempo per essere una delle eccellenze della sanità su tutto il territorio calabrese. In questo momento sono in discussione i posti di lavoro, ma sono in discussione anche i tanti pazienti che alla Fondazione Tommaso Campanella sono stati seguiti. Si parla eventualmente di un altro polo oncologico a Reggio Calabria. Ma vede, tutto è possibile. In un'Italia che oggi ha una grande crisi a livello sanitario, lei sa che tante regioni hanno un piano di rientro e la nostra è una di queste, si può certamente, probabilmente, trovare anche delle soluzioni, cercare delle soluzioni facendo qualche capriola, qualche salto mortale. A me pare incredibile che sia veritiera quello che sta dicendo perché abbiamo una certezza ormai voluta da tutti, sottolineata da tutti, che questo centro oncologico ha lavorato e ha lavorato molto bene. E mi permetto di dire, non abusando del mio ruolo istituzionale, cioè un docente universitario, che è in questa ottica che un centro oncologico, nel mentre fa formazione, nel mentre fa attività scientifica, riesce a realizzare al top, io credo, una capacità e una assistenziale che possa essere continuamente aggiornata e innovatrice giorno per giorno. Ragion per cui la sede ottimale non può che essere questa,
una sede che non vede altri poli oncologici se non quello monoregionale. Io presumo che sia questo, poi non mi meraviglio più di niente. Io in questo momento sono qui a testimoniare insieme al professore Tagliaferri la nostra piena solidarietà al gruppo di persone che ormai sono anni ci segue e che vuole costruire un futuro, non voglio ripetere quanto ha detto lui, ma non posso che risottolineare e chiudo che cosa? Un futuro per i nostri pazienti, perché non ci siano più viaggi della speranza, e ovviamente tutto questo non lo si fa in maniera singola, ma si fa con un team di persone che ci lavorano e ci credono, i nostri allievi, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri OS, quindi per tutti loro. Vorrei sottolineare solo una cosa, che in questo momento di grande difficoltà, che ormai è da mesi, che è, insomma, colpisce il polo oncologico, la grande dedizione, insomma, dei dipendenti della Campanella, che nonostante tutto, nonostante gli stipendi in ritardo, nonostante le difficoltà, la mancanza a volte anche di presidi, hanno fatto in modo di mandare avanti l'attività. Ma io credo che si deve far chiaro, la crisi attuale è una crisi di tipo organizzativo giuridico, non è una crisi di professionalità. La Fondazione Campanella è andata avanti, ha implementato drasticamente, drammaticamente il numero di prestazioni qualificate. Accanto a questo, oggi la Fondazione Campanella offre in studi clinici controllati i farmaci più innovativi. Tutto questo avviene quotidianamente grazie alla dedizione di un personale che non ha lo stipendio. Questo è fondamentale e io credo che noi dobbiamo molto a questa grande, immensa prova di civiltà del nostro personale. L'altro elemento vorrei rimarcare, ma è stato detto splendidamente dal mio collega, tutto quello che oggi c'è non è nato da un giorno all'altro, sono 20 anni di storia, iniziata con il compianto professore Venuta, che ha portato tecnologia, ha creato quell'environment biomedico che oggi permette di esprimere delle eccellenze. Quindi delocalizzare non avrebbe molto senso, perché significherebbe non bloccare quello che c'è oggi, ma quello che è stato costruito in questi anni e che rappresenta sicuramente un qualcosa di non facilmente replicabile. Questo senza nulla togliere a tutti i colleghi che operano nel territorio, nelle aziende ospedaliere calabresi, che sono colleghi di assoluta eccellenza. Ma la Fondazione ha obiettivi diversi. L'obiettivo della Fondazione è quello di una innovazione che rappresenti quell'integrazione di saperi ad alta tecnologia che è possibile dopo un lungo percorso, quel percorso che ha creato Salvatore Venuta e che il nostro rettore in questo momento, il professor Quattrone, sta portando avanti nella maniera migliore. Qui con noi ci sono altri dipendenti della Fondazione Tommaso Campanella in un evidente stato emotivo alterato, sono arrabbiati per la situazione che ormai è diventata insostenibile. Qui di fronte alla provincia si aspettano delle risposte dal prefetto, delle risposte che non si sa se arriveranno o meno, perché già ieri l'incontro con il rettore dell'università non ha dato esiti molto positivi. Non molto positivi, ha solo ribadito la storia della fondazione, ha solo ribadito delle frasi e parole che ci sono state dette e ridette sia da Scopelliti che dai subcommissari. Stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per voi, a noi non ci basta. Noi vogliamo certezze e sul nostro futuro, ma non solo il nostro, ma anche quello dei nostri pazienti che ci appoggiano in tutto e per tutto in questa nostra lotta. Non è giusto che vadano fuori a curarsi, non è giusto perdere 268 posti di lavoro sudati, perché potrebbe anche esserci del clientelismo, ma sul campo ce lo siamo guadagnato il posto di lavoro. Non ci sono scuse su questo. Sulla Fondazione Tommaso Campanella già ci sono stati dei tagli di personale, dei tagli anche di posti letto.
Quindi la situazione colpisce tanto i dipendenti quanto i pazienti oncologici e le famiglie dei pazienti oncologici. Certo, noi abbiamo avuto dei tagli dal 30 di giugno, 1 luglio, i posti diventeranno 35 posti letto e delle unità operative della Fondazione torneranno all'azienda Mater Domini e non si sa dove andrà a finire il personale. Il personale che lavora in questi reparti è tutto della Fondazione. Abbiamo lavorato insieme anche a personale Mater Domini, ma se non c'è un protocollo di intesa tra regioni, soci fondatori che sono Regione Calabria, Rettore Università e azienda Mater Domini e la nostra Fondazione, non si potrà andare avanti. Ci sono a rischio molti posti di lavoro. Di quanti dipendenti parliamo più o meno che rischiano e fino a questo momento non vi sono state date garanzie di una ridistribuzione eventualmente in altri ospedali? Sì, ci rassicurano, però certezze ancora non ce ne hanno date, quindi noi stiamo aspettando questo stipendio, questi 3 mesi di stipendi che non ci sono ancora stati dati, mancano firme non si sa di chi, ognuno sta lavorando per noi, però dati di fatto niente, quindi siamo in una situazione insostenibile, veramente. Si decidessero a dare delle risposte, a prendere una decisione, fare dei programmi, ma in modo molto... vogliono il nostro sostegno per sostenere questa lotta, ma devono darci la possibilità di poter lottare perché non si può vivere. Quello che sottolineavamo prima era proprio il fatto che nonostante questo periodo di difficoltà, chi è rimasto a lavorare lo ha fatto, insomma, contro ogni difficoltà. A dare il nostro servizio, quindi a garantire il servizio ai malati, non l'abbiamo abbandonati, il nostro posto di lavoro. Quindi abbiamo dimostrato di essere persone mature, di essere responsabili, malgrado i disagi. Quindi... Ecco, si aspetta in questo momento delle risposte, soprattutto dalla politica. Ci credete? In realtà che cosa chiedete? Guardi, il problema vero è il tempo che sta passando, cioè quello che si respira è una depressione da parte di tutti quanti noi. Sta diventando un dramma, nel senso che ogni giorno che passa è un giorno di difficoltà in più per ognuno di noi che lavora, è un giorno di problemi che noi non solo non risolviamo ai pazienti, ma che purtroppo con la nostra non tranquillità quotidiana al lavoro creiamo ulteriormente, cioè persone che vengono da noi per risolvere i problemi si trovano invece con noi che abbiamo uno stato d'ansia, di preoccupazione, di angoscia, di non tranquillità e quindi non solo non li aiutiamo ma ne creiamo di nuovi. Se lei pensa che per fare un prelievo ci vuole comunque la tranquillità di inserire una siringa, una cosa semplicissima, con la tranquillità che non abbiamo, che non otteniamo, creiamo veramente anche con una semplice cosa di un prelievo possiamo creare un danno. Questo significa, noi crediamo di avere il tempo giusto e soprattutto di sbrigarsi prima possibile, perché ogni giorno che passa sta diventando un dramma, non una preoccupazione, un dramma per noi e per la gente che sta con noi. Ecco, la Regione dice di pazientare, vuole essere anche insomma incoraggiato da voi, ma fino a questo momento effettivamente di concreto quali passi ci sono stati? Già l'anno scorso è successo che il signor Scopelliti si è presentato da noi, ci ha dato delle rassicurazioni in luglio, giusto? Luglio 2011, dandoci delle rassicurazioni e promettendoci mare e monti, ma non ha... in realtà sono state fatte 2 leggi dai subcommissari portati a Roma al tavolo Massicci, ma sono state impugnate dalla magistratura, quindi non abbiamo niente, cioè bisogna fare delle leggi che non vengano impugnate in modo tale da poter mantenere i nostri posti di lavoro. Si tratta di leggi che dovrebbero essere fatte veramente nel giro di poco tempo. Sì, veramente dovevano già averle fatte, ma se ne fanno 2 e 2 vengono impugnate si vede che c'è qualcosa che non va. O non vuoi mantenere la Fondazione Campanella o non lo so, il dubbio viene, ci assale. Sono tempi lunghi, tempi tecnici,
la burocrazia, finché si mettono d'accordo uno con l'altro, qua ognuno dove andiamo, in procura, Dipartimento della Salute, tutti lavorano per noi, tutti ci rassicurano, ci stanno tenendo buoni perché noi ovviamente il servizio lo stiamo garantendo e quindi non c'è nessuna premura. Con i prestiti fatti dai nostri familiari e amici, certo. Perché le persone stanno venendo a lavorare continuamente senza mancare sul posto di lavoro con gli aiuti economici delle famiglie. Tra l'altro in questo periodo sono state anche molte le lettere che sono arrivate da parte dei pazienti che seguite al polo oncologico. Questa è dimostrazione del fatto che il polo funziona e che combatte anche un problema calabrese molto forte che è la migrazione sanitaria. Non per dire, i nostri pazienti vengono amati e coccolati e presi in seno a una famiglia e per questo motivo e li ringraziamo tutti. Dal primo all'ultimo paziente, perché ci stanno dando degli attestati di stima, fiducia, solidarietà, sì. Veramente mai visti prima. Noi col cuore li abbracciamo tutti per l'aiuto che ci stanno dando. Come intenderete procedere nei giorni prossimi se le attese risposte non arriveranno? Guardi, le forme le faremo, insomma, continueremo finché non avremo risposte concrete. Le modalità poi le decideremo in corso d'opera perché non abbiamo, giorno per giorno stiamo progettando, programmando. Certo, non siamo seguiti. Non abbiamo, attendiamo una risposta concreta. Le parole sono state tante, i progetti ci sono, le idee sono state tirate fuori. Che siano buone o sbagliate, noi abbiamo bisogno di capire anche se ci siamo o non ci siamo, se dobbiamo andare a casa o continuare a lavorare. Fondamentalmente la risposta concreta che ci serve è questo. Non ci serve dire cosa dovremmo fare, come faremo, come lo faremo. Cioè sapere cosa dovremmo fare e quando farlo. Prima si risponde e prima finiamo, insomma. E torniamo a fare quello che sappiamo fare, che è il nostro mestiere, che non è quello di fare sciopero, certamente. È stato molto gentile l'avvocato Zoscari, devo dire che ha preso tutti i punti, li ha rivisti, li ha comunque elencati tutti i nostri problemi. L'unica cosa che ha potuto dire, ovviamente perché gli altri dovranno parlare, ovvero i due soci fondatori, è comunque che conserveremo tutti quanti il posto. La Fondazione Tommaso Campanella, questo ci è stato detto, non finirà, non morirà. E questo per noi è un grande successo. Continueremo a lottare, ma perché continueremo a lottare? Perché sappiamo tutti e soprattutto i nostri primari comunque che quotidianamente incontriamo, 35 posti letto sono pochi. Abbiamo reso a lui il problema che noi non facciamo parte dei 3 ospedali catanzaresi, noi facciamo parte di un progetto regionale dove i posti non li dobbiamo assolutamente chiedere agli altri ospedali, bensì noi siamo quelli, cioè i medici che dreniamo, i reparti che dreniamo l'intera regione Calabria, per cui 35 posti letto noi non li possiamo accettare, questo gliel'abbiamo detto, loro già hanno ben presente questo concetto, tant'è vero che domani ci sarà un incontro tra il professore Quattrone e il subcommissario D'Elia. Ed è chiaro che in quel momento loro porranno questo problema. Ha detto l'avvocato Zoccali, ovviamente non ha potuto dire di più, anche se ci ha tenuto tanto perché ha accettato tutti i commenti, pazienti, medici, infermieri, eccetera. Ed è chiaro che già lui sapeva, essendo anche un avvocato, da un punto di vista giuridico, quello che noi stiamo attraversando. Anche appunto il fatto che purtroppo c'è un piano di rientro. Ma noi non possiamo assolutamente sottometterci a un piano di rientro catanzarese, ma è regionale, per cui noi vogliamo più posti letto. Questa è una cosa che Scopelliti ha iniziato ad avere ben presente, anche se il Presidente, è vero perché lo possiamo testimoniare tutti, ci ha sempre guidato fin dall'inizio con le sue parole bellissime per quanto riguarda la Fondazione Tommaso Campanella. E noi siamo fiduciosi in questo, siamo fiduciosi nel Presidente, siamo fiduciosi nella nostra Università, professore Quattrone, lo dobbiamo essere, ma non sono parole telecomandate, sono parole perché bisogna avere fiducia, i tecnici non siamo noi. Ma su questo voglio aprire un qualcosa che però è a nostro sfavore.
la documentazione per l'IRCS, che tutti quanti noi sappiamo che per noi non è una pratica legale, è il nostro lavoro da quando abbiamo iniziato la Fondazione Tommaso Campanella, con i primari universitari che ci hanno supportato in tutto, siamo andati avanti anche senza avere materiale, noi siamo andati avanti, nessuno mai ha detto no ad un paziente oncologico, e anche quel paziente oncologico che ci hanno detto che c'era un'inadeguatezza professionale, se casomai lo attribuivamo a una colecistectomia che può essere di un paziente oncologico, e ci hanno detto DRG inappropriati, e gliel'abbiamo ben reso all'avvocato Zoccali che non c'è nessuna inadeguatezza professionale. E in più c'è anche un'altra cosa, rappresentiamo anche l'università, il professore Quattrone sa benissimo che una didattica deve essere comparata ad un'assistenza che per i giovani specializzandi deve essere a 360 gradi, quel 20% che ci hanno detto che deve essere oltre l'oncologia deve essere mantenuto, vedano loro come, perché noi non siamo tecnici, noi non siamo legali, noi siamo medici, siamo infermieri, siamo persone che comunque giuridicamente siamo stati messi lì, perché chi di Catanzaro pensa che non è così, vada a vedere i concorsi veramente a camicia fatti in altri ospedali, perché noi siamo stati messi lì giuridicamente appropriati, ok? Quindi è questo, l'avvocato Zoccali ci ha detto che comunque avremo un appuntamento col presidente Scopelliti a breve. Noi confidiamo nei nostri due soci fondatari, ma non ci fermiamo qui. Vorremmo direttamente, con stato di agitazione sempre, anche sempre tutelando, perché ci sono delle precettazioni oggi, siamo qui in pochi perché molti stanno lavorando al posto nostro, ma con noi uniti siamo qui per altri dialoghi diretti, perché l'avvocato Zoccali ha detto noi dobbiamo soltanto semplicemente stare con quello che ci dice Scopelliti e quello che ci dice il professore Quattrone, e noi siamo fiduciosi in loro, non andremo da nessuno, né dai sindaci né per le elezioni, abbiamo fatto questo prima delle elezioni solo per far capire a Catanzaro che sta perdendo l'unico fiore all'occhiello che ha questa regione Calabria, non lo perdiamo, state tutti con noi, tutti! Io parlo come paziente, non parlo come specialista, come infermiera, eccetera. Allora, io ero presente stamattina, ieri ero presente, mi sono molto ma molto arrabbiata, e nelle mie condizioni non potrei arrabbiarmi in quella maniera. Mi sono sentita presa per i fondelli ieri. Stamattina di nuovo belle parole, mi auguro che non si soffermino alle belle parole, come ieri, e l'ho pure ribadito ieri al professore Quattrone, che erano belle parole, in effetti sono rimaste belle parole. Allora io mi auguro, io personalmente come paziente, adesso cercherò un gruppo, non mi soffermerò, perché anche se ha detto di stare calmi, tranquilli, di dormire a sette cuscini, ma io a sette cuscini non dormo, perché io finché non vedo le cose per iscritto stavolta, io non vedo, ancora io non ho visto la lira e ancora non mi posso comprare i farmaci, quindi di conseguenza io finché non vedo le cose con i miei occhi, io personalmente non mi fermerò, io non so voi se riuscirete a dormire, perché io come gli altri anni che ogni qualvolta davano l'accontentino i 19 milioni d'euro o i 20 e si soffermava là, ci veniva tappata la bocca e arrivederci, no, stavolta no, se voi la pensate come me va bene, ma se no io questa battaglia la seguirò da sola. Avete ascoltato le parole della dottoressa Vitaiano e della infermiera Belcastro, paziente anche della Fondazione Tommaso Campanella. Ci è stato spiegato bene o male quello che è il risultato dell'incontro di questa mattina. C'è chi si ritiene soddisfatto, però lei ha espresso alcuni dubbi. Io sono come San Tommaso, se non vedo non credo, mi sono stancata delle parole, adesso voglio i fatti. Siamo arrivati ad un punto, ma io adesso lo parlo come paziente, io faccio da portavoce a tutti i pazienti, perché
chi ha il cancro non può capire. La gente è facile parlare, facile fare delle promesse. Se noi abbiamo chiesto l'incontro con Scopelliti è perché il paziente oncologico non è giusto che vengano chiusi altri reparti dati all'università se fanno parte di fondazione, perché il paziente oncologico non ha bisogno solamente dell'oncologo o del chirurgo oncologico, ha bisogno del chirurgo plastico, ha bisogno del gastroenterologo. Io per esempio, a me viene febbre, mi si infiamma la parte operata, ho bisogno del dermatologo. Allora in questo caso come parlano, allora vuol dire che io non mi posso più curare. E no, la fondazione deve avere tutti gli enti, non è che il paziente deve sbattere la testa a destra a manca, non lo trovo giusto. Come paziente lei ci può anche testimoniare l'eccellenza del polo oncologico in tutta la regione? Perché io sono andata pure in altri luoghi e io sono stata sempre ritenuta insoddisfatta perché c'è molta venalità. Invece io, non perché ci lavoro al polo oncologico, ma perché veramente c'è umanità. Il paziente deve avere persone che tutti quanti gli vogliono bene, perché va in depressione. Non prendiamo il caso mio, che sono abbastanza forte come carattere e quindi è il mio carattere, però c'è gente, il 99% è gente che va in depressione, sta male, e solamente chi è là dentro può capire, ma non può sapere quello che passa il paziente. Io stamattina per venire qua ho dovuto prendere degli antidolorifici molto forti perché io non riesco ad alzarmi la mattina, e questo il nostro presidente non lo sa. Lui può sapere, parla bene di fondazione, però non può sapere quante cose ha bisogno il paziente oncologico, quante cure ha bisogno, e io vado a spendere, io devo dare ad una farmacia di Crotone 890 euro e se non mi vengono pagati gli stipendi non mi posso prendere gli altri farmaci, e io sono 3 mesi che non assumo farmaci. Quindi la colpa è della regione, non che mi dicono che la regione è con Tommaso Campanella. Io non vedo soldi, io non mi posso curare, quindi fa peggio di Monti. Come si sta comportando fa peggio di Monti, perché io stavolta voglio i fatti. Voglio i fatti.